Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto buon Natale a tutti, ma quest'anno il regalo più grosso per questo Natale 2020 per quanto riguarda il nostro mondo e la nostra passione, cioè i droni, ce lo sta per fare EASA. Sì, perché come sapete ormai dal 31 dicembre entrerà in vigore anche qua in Italia il nuovo regolamento europeo che ovviamente renderà omogeneo il regolamento appunto per tutte le nazioni europee, quindi la possibilità di andare a volare da uno stato all'altro dell'Unione Europea mantenendo una stessa regolamentazione all'interno appunto di questi paesi. Quindi si potrà andare a volare senza diventare matti a livello di studio burocratico per sapere come si vola in quella nazione o meno, sempre ovviamente all'interno di quello che è l'Unione Europea. Ma il regalo più grosso, come vi stavo dicendo a inizio video, ce lo fa appunto EASA, che va a sostituire quello che è il regolamento ENAC dal punto di vista della registrazione dei droni, perché sembra ormai ufficiale, almeno per quanto si va a capire leggendo appunto i testi specifici riguardanti questo argomento, che non sarà più necessario registrare il singolo drone, ma sarà l'operatore ad essere registrato. Ovviamente una cosa che già si era parlato da tempo, ma sembra ormai ufficiale che sia così. Quindi con qualsiasi drone noi dovremmo volare, che sia un Mavic Mini, che sia un Air 2, che sia un drone come questo, un SJ RC 11, che sia un qualsiasi altro drone, la prima cosa che dobbiamo fare, la cosa necessaria indipendentemente dal peso, dalla marca, da tutto, è registrarsi sul sito di Flight. Quindi quando arriverà diciamo questo nuovo aggiornamento sul sito di Flight, quindi probabilmente con l'inizio dell'anno, ci sarà la possibilità di registrare l'operatore, quindi non registreremo più il singolo drone, ma registreremo noi stessi, quindi mettendo probabilmente un codice QR su ogni drone che utilizziamo, quel QR code verrà richiamato a noi. Penso che sia una cosa del genere, e quindi la cosa interessante è che non dovremo più registrare ogni singolo drone, sia dal punto di vista economico, quindi nel pagare ogni singolo drone, ma soprattutto la possibilità di utilizzare qualsiasi drone, ovviamente con le regolamentazioni date dal peso e dalle caratteristiche del drone. Quindi ovviamente ogni drone che andremo a utilizzare dovremo rispettare le sue caratteristiche dal punto di vista sia burocratico, cioè se ci vuole o meno l'attestato di volo, le caratteristiche del peso, quindi tutto quello che riguarda le classi di volo riguardante date dal peso del drone e dalle marchiature dei droni, però potremo utilizzarli tranquillamente tutti. Quindi un drone come questo, un SJ RC 11 Pro, che andare a registrarlo su D-Flight attualmente è impossibile, perché comunque non abbiamo diciamo nessun codice identificativo per registrarlo, non ci sarà più un problema di registrazione, perché tanto non sarà il drone ad essere registrato, ma saremo noi. Quindi questo ci agevola tantissimo nell'utilizzo di droni, nell'utilizzo di più droni, perché comunque ormai tanta gente ha tanti droni, nel senso che può avere tanti droni costosi, ma può avere anche tanti economici tipo questo. Quindi avere la possibilità di utilizzarli tranquillamente, perché tanto è l'operatore che viene diciamo identificato a quel drone e non il drone registrato all'operatore, questo è sicuramente ragazzi un regalo davvero davvero grandissimo da parte di EASA per questo Natale 2020, visto che comunque è stato un anno di melma sotto tutti gli aspetti. Ovviamente non sto parlando di droni, ma in generale ci accontentiamo davvero a fine anno di queste piccole cose che comunque almeno ci allietano un po' dal punto di vista dell'impegno nell'utilizzo di questi droni, che davvero con l'arrivo di EASA sembra che almeno tutto diventi un pochino più semplice. Poi come sapete i droni futuri avranno una nuova marchiatura CE che gli permetterà di avere un utilizzo diverso in base alle situazioni, soprattutto da gennaio 2023, dove i droni che non hanno marchiatura CE, quindi come può essere un Mavic Air 2, sebbene drone recentissimo, non ha una nuova marchiatura CE, dovrà cambiare categoria. Però anche qua sembra che ci sia una buona notizia in arrivo, almeno sono solo voci, ma sembra che DJI stia lavorando con le istituzioni diciamo che gestiscono quello che è appunto questo discorso di marchiature, utilizzo di droni e via dicendo,
per cercare di fare di rientrare nella nuova marchiatura droni che sono già stati messi in produzione, come potrà essere un Mavic Air 2, come magari potrà essere un Mavic Mini, anche se il Mavic Mini senza quella marchiatura rimarrà nella sua categoria, perché comunque è un drone sotto i 250 grammi, quindi non cambierà categoria comunque, o magari anche un Mavic Pro 2, comunque, o magari anche un Mavic Enterprise. Quindi in attesa che DJI riesca a risolvere questo discorso, speriamo che ci riesca, perché davvero sarebbe importante che droni di ultima generazione come un Mavic Air 2 possano usufruire di una nuova marchiatura CE, anche se all'uscita, appunto, come quando sono stati rilasciati, non ce l'hanno. Quindi speriamo che DJI riesca ad ottenerla, è sicuramente un plus in più per droni che comunque hanno un prezzo importante e che sono stati acquistati comunque recentemente. Quindi ovviamente è un problema che si porrà da gennaio 2023, però speriamo che DJI risolva anche questa cosa. Quindi ragazzi, spero che queste due notizie, come l'hanno fatto a me, ci abbiano un po' allietato questo Natale 2020, anche se stiamo parlando solo di un hobby, però visto che l'hobby è la cosa che ci fa stare bene quando, diciamo, non pensiamo alle cose brutte che ci sono attualmente nel mondo, spero che queste due notizie vi abbiano dato anche a voi la positività che mi hanno dato a me per quanto riguarda il mondo dei droni, dove ENAC davvero ci aveva portato verso uno scatafascio totale. Quindi ragazzi, se tutto questo e queste notizie vi sono piaciute per questo Natale 2020, lasciatemi un grosso pollice su, iscrivetevi e seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, curiosità, tante stampe 3D, porto tantissime cose lì. E se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità come questa. E ragazzi, buon anno e buone feste a tutti. Ciao ragazzi.